Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Lascia la scuola con un pretesto qualunque e prendi una carrozza a Nolo. Fermati nel vicolo dove nessuno di casa mia possa vederti. Queste furono le mie definitive istruzioni ad Amar Mitter, mio compagno di liceo che progettava di accompagnarmi sull'Himalaya. Avevamo stabilito la partenza per il giorno seguente. Le precauzioni erano indispensabili perché Ananta vigilava. Era deciso a sgominare i piani di fuga che egli sospettava dominassero di continuo la mia mente. L'amuleto, come un lievito spirituale, lavorava silenziosamente entro di me. Fra le nevi dell'Himalaya speravo di trovare il maestro il cui volto spesso mi appariva nelle visioni. Ora la famiglia viveva a Calcutta, dove mio padre era stato trasferito definitivamente. Seguendo le tradizioni patriarcali indiane, Ananta aveva condotto la moglie a vivere nella nostra casa in Gurpa Road 4. Là, in una cameretta in soffitta, facevo quotidiane meditazioni e preparavo la mia mente alla ricerca divina. Quella mattina memorabile giunse con un'infausta pioggia. Quando udii il cigolio delle ruote della carrozza di Amar sulla strada, radunai in fretta in una coperta un paio di sandali, due fasce per i fianchi, un rosario per la preghiera, il ritratto di Lahiri Mahasaya ed una copia della Bhagavad Gita. Gettai il pacco dalla mia finestra del terzo piano, corsi giù per le scale e oltrepassai mio zio che sulla porta comperava del pesce. «Che cos'è tutta questa eccitazione?» Il suo sguardo mi squadrò con diffidenza. Gli lanciai un sorriso non impegnativo e giunsi nel viale. Presi il mio fagotto e con prudenza da cospiratore raggiunsi Amar. Andammo in carrozza fino a Chandni Chowk, il rione dei negozi. Da mesi avevamo messo da parte i soldi della merenda per acquistare vestiti inglesi. Sapendo bene che il mio intelligente fratello avrebbe facilmente potuto improvvisarsi investigatore, pensavamo di ingannarlo indossando vesti europee. Sulla via della stazione ci fermammo per prendere con noi mio cugino Jotin Ghosh, che chiamavo Katinda. Era lui pure un nuovo adepto che agognava a trovare un guru sull'Himalaya. Egli indossò il nuovo vestito che avevamo pronto per lui. Speravamo che fosse un buon travestimento. Una profonda esaltazione era nei nostri cuori. Ora non ci occorrono che scarpe di pezza. Condussi i miei compagni in una bottega che aveva in vetrina scarpe suolate di gomma. Per questo santo viaggio non dobbiamo servirci di articoli di pelle che si ottengono solo con l'uccisione degli animali. Mi arrestai per la strada a strappare la copertina di pelle della Bhagavad Gita e le cinghiette di pelle del mio Solatopi di fabbricazione inglese. Si tratta di un casco coloniale. Alla stazione comprammo i biglietti per Burdwan, da dove contavamo di andare ad Hardwar, nei contrafforti dell'Himalaya. Nota, per questo viaggio non avevamo certo biglietti provveduti da mio padre. Appena il treno si mise in moto, esternai alcune delle mie meravigliose previsioni. «Pensate!» esclamai. Saremo iniziati dai maestri e proveremo l'estasi della coscienza cosmica. La nostra carne sarà tanto carica di magnetismo che le bestie feroci dell'Himalaya, domate, si avvicineranno a noi. Le tigri non saranno più che miti gattini casalinghi in attesa delle nostre carezze.
Questa osservazione, che esprimeva previsioni estasianti sia dal lato metaforico che letterale, mi valse un entusiastico sorriso di Amar. Ma Giatinda guardò altrove, fissando attraverso il finestrino il fuggente paesaggio. «Dividiamo il denaro in tre parti», Giatinda ruppe così un lungo silenzio. «Ognuno di noi comprerà il proprio biglietto a Burdwan. In tal modo, alla stazione, nessuno potrà supporre che scappiamo insieme». Acconsentì senza sospetto. Al crepuscolo il treno si arrestò a Burdwan. Giatinda entrò nella biglietteria. Amar ed io sedemmo sulla passerella. Gridammo ovunque il nome di Giatinda, con l'ansia della paura, ma egli era sparito nell'oscuro ignoto che circondava la stazione. Ero completamente scoraggiato, scosso fino ad uno strano stordimento. Come poteva Iddio tollerare questo deprimente episodio? Questa mia prima romantica fuga verso di lui, preparata con tanta cura, era crudelmente fallita. «Amar, dobbiamo tornare a casa», piangevo come un bambino. «L'antipatica azione di Giatinda è un cattivo presagio. Questo viaggio è destinato all'insuccesso». «È questo il tuo amore per il Signore? Non puoi sopportare la piccola prova di un compagno che ha tradito?» Con questa citazione di un testo divino, fatta da Amar, il mio cuore si rinfrancò. Ci rifocillammo con i famosi dolci di Burdwan, Sitabog, alimento da dea, e Motichur, pepite di perle dolci. Dopo poche ore partimmo per Hardwar, via Bareilly. Il giorno dopo, a Mogulsarai, cambiammo treno. Mentre eravamo in attesa sulla passerella, discutemmo su un argomento vitale. «Amar, presto forse saremo sottoposti ad uno stringente interrogatorio da parte dei funzionari del treno. Non sottovaluto l'ingegnosità di mio fratello. Avvenga quel che può, non dirò il falso. L'unica cosa che ti chiedo, Mukunda, è di tacere, non ridere né ghignare mentre io parlo». In quel momento un agente della stazione, un europeo, mi si avvicinò. Sventolava un telegramma di cui intuì subito il contenuto. «Scappate di casa perché siete in collera?» «No!» Fui lieto che la scelta delle sue parole mi permettesse di rispondere con enfasi. «Non la collera, ma la più divina delle brame era la causa della mia condotta poco convenzionale». Quindi il funzionario si rivolse ad Amar. Lo spiritoso dialogo che ne seguì mi permise a stento di serbare la gravità stoica che mi era stata raccomandata. «Dov'è il terzo ragazzo?» L'uomo mise nella sua voce un tono di grande autorità. «Su via, dite la verità!» «Signore, vedo che portate occhiali. Non vedete che non siamo che due?» Amar sorrideva impudente. «Non sono un mago, non posso creare un terzo compagno». Il funzionario, visibilmente sconcertato da questa impertinenza, cercò un nuovo piano d'attacco. «Mi chiamo Tommaso, sono di madre inglese e di padre indiano, convertito al cristianesimo». «E qual è il nome del vostro compagno?» «Io lo chiamo Thompson». A questo punto la mia allegria interiore raggiunse il culmine. Senza cerimonie mi avviai al treno che provvidenzialmente già fischiava per la partenza. Amar veniva dietro col funzionario, il quale fu tanto credulo e cortese da farci salire in uno scompartimento europeo. Era evidente che gli dispiaceva che due ragazzi semi-inglesi viaggiassero nello scompartimento destinato agli indigeni. Dopo che si fu allontanato educatamente, mi buttai indietro sul sedile e scoppiai in una fragorosa risata. Il mio amico aveva un'aria di allegra soddisfazione perché era riuscito a fuorviare un vecchio funzionario europeo. Sul marciapiede ero riuscito a leggere il telegramma. Era di mio fratello e così compilato.
3 ragazzi bengali vestiti da inglesi scappati da casa verso Hardwar via Mogul Serai. Prego trattenerli fino al mio arrivo. Generosa ricompensa per vostri servizi. Amar, ti avevo ben detto di non lasciare a casa orari ferroviari segnati. Il mio sguardo era pieno di rimprovero. Mio fratello deve averne trovato uno. L'amico incassò il colpo senza fiatare. Facemmo una breve sosta a Bareli, dove Dvarka Prasad ci attendeva con un telegramma di Ananta. Il mio vecchio amico fece di tutto per trattenerci. Lo convinsi che la fuga non era stata intrapresa a cuor leggero. Come in una precedente occasione, Dvarka rifiutò il mio invito a seguirci sull'Himalaya. Quella notte, mentre il treno sostava in stazione ed ero semi-addormentato, Amar fu svegliato da un altro funzionario che lo interpellò. Anch'egli fu vittima dei libri di fascini di Tommaso e di Thompson. Il treno ci portò trionfanti ad Hardwar, dove giungemmo all'alba. In lontananza si intravedevano le maestose invitanti montagne. Rapidi uscimmo dalla stazione e ci confondemmo tra la folla cittadina. Per prima cosa indossammo di nuovo i costumi indigeni, perché Ananta, non so come, aveva sospettato il nostro travestimento europeo. Un presagio di cattura mi pesava sull'anima. Giudicando opportuno abbandonare subito Hardwar, acquistammo i biglietti per continuare il viaggio verso Settentrione e giungere a Rishikesh, terra da lungo tempo consacrata dal passaggio di molti maestri. Mi ero già accostato al treno. Amar stava bighellonando sul marciapiede quando fu bruscamente fermato dal richiamo di un poliziotto. Il poco gradito guardiano ci scortò in un piccolo edificio nella stazione e prese in consegna il nostro denaro. Poi ci spiegò con garbo che era suo dovere trattenerci fino a quando non fosse giunto il mio fratello maggiore. Quando apprese che la meta dei Monelli era l'Himalaya, ci raccontò una strana storia. «Vedo che andate matti per i santi. Non incontrerete mai un uomo di Dio più grande di quello che vidi proprio ieri. 5 giorni fa, un mio collega ed io lo incontrammo per la prima volta. Facevamo la ronda sulle rive del Gange alla ricerca di un assassino. Avevamo l'ordine di catturarlo vivo o morto. Sapevamo che si era travestito da sadhu per poter depredare i pellegrini. Poco lungi da noi intravedemmo un uomo che rassomigliava alla descrizione data del criminale. Poiché non diede retta al nostro ordine di fermarsi, ci mettemmo a correre per catturarlo. Mi avvicinai a lui da tergo e vibrai la scure con forza straordinaria, tanto che il braccio destro dell'uomo fu quasi completamente staccato dal corpo. Senza un lamento né uno sguardo all'orrida ferita, lo straniero, con nostra grande meraviglia, continuò la sua strada con rapido passo. Quando con un alt ci ponemmo dinanzi a lui, egli disse con calma: «Non sono l'assassino che cercate». Rimasi profondamente mortificato per aver ferito un uomo che era evidentemente un santo. Prostrato ai suoi piedi, implorai il suo perdono e offrii la tela del mio turbante per fermare i forti getti di sangue. «Figlio, è uno sbaglio comprensibile da parte tua». Il santo mi guardò con benevolenza. «Va e non rimproverarti. L'amata madre si prende cura di me». Riaggiustò sul moncone il braccio penzolante che vi si riattaccò. E il sangue, inesplicabilmente, cessò di sgorgare. «Vieni da me fra 3 giorni sotto quell'albero e mi troverai guarito, così non avrai rimorsi». Ieri il mio collega ed io ci recammo ansiosamente sul posto indicatoci. Vi trovammo il sadhu,
che ci permise di esaminare il suo braccio. Non vi era né cicatrice né traccia di ferita. Ora vado, passando per Rishikesh, nelle solitudini dell'Himalaya, ci disse. Ci benedisse e si allontanò rapidamente. Sento che tutta la mia vita si è elevata vedendo la santità di quel sadhu. Il funzionario concluse il suo dire con una pia giaculatoria. Quell'evento, senza dubbio, lo aveva toccato nel profondo. Con un gesto significativo mi diede un foglietto sul quale era stampato il resoconto del miracolo. Nel solito stile usato dai giornali di tipo sensazionale, che ahimè non mancano neppure in India, la versione del giornalista era piuttosto esagerata. Diceva che il santo era stato quasi decapitato. Amare Dio, rimpiangemmo di non aver visto il grande yogi che sapeva perdonare i suoi persecutori in una maniera tanto cristiana. L'India, divenuta materialmente così povera in questi ultimi due secoli, però ha un fondo inesauribile di ricchezze divine. Anche uomini semplici e appartenenti al mondo, come quel poliziotto, vi possono incontrare grattacieli spirituali ai margini della strada. Ringraziamo il funzionario per averci alleviato il tedio dell'attesa col racconto della sua meravigliosa storia. Egli si riteneva certamente più fortunato di noi, poiché aveva incontrato senza fatica un santo illuminato, mentre la nostra fervente ricerca era terminata non ai piedi di un maestro, ma in un volgare ufficio di polizia. Tanto vicini all'Himalaya eppure tanto lontani, data la nostra cattura. Dissi ad Amar che mi sentivo più che mai spinto nell'intimo a cercare la libertà. Sgattaioliamo via non appena se ne ripresenterà l'occasione. Possiamo andare a piedi alla Santa Rishikesh. Sorrisi per incoraggiarlo. Ma il mio compagno era diventato pessimista dal momento che c'era stato tolto il nostro sostegno pratico, il gruzzoletto di denaro. Se iniziassimo una marcia attraverso la giungla, invece di giungere alla città dei santi, finiremmo nello stomaco delle tigri. Ananta e il fratello di Amar giunsero dopo 3 giorni. Amar salutò suo fratello con affetto e sollievo. Invece io ero inconciliabile. Ananta non ricevette da me che un aspro rimprovero. Comprendo ciò che provi, mi disse mio fratello conciliante. Ti chiedo solo di accompagnarmi a Benares per incontrarvi un certo saggio e di venire a Calcutta per qualche giorno per visitare il tuo addolorato padre. Dopo potrai tornare qui alla ricerca di un maestro. Amar a questo punto intervenne, dichiarando di non aver più nessuna intenzione di ritornare con me ad Hardwar. Si godeva il tepore della famiglia, ma io sapevo che mai avrei abbandonato la ricerca del mio guru. Partimmo tutti per Benares. Là ricevetti un'immediata e singolare risposta alle mie preghiere. Ananta aveva fatto un piano molto intelligente. Prima di incontrarmi ad Hardwar, si era fermato a Benares per pregare un autorevole esperto delle scritture di parlare in seguito con me. Questo Pandit e suo figlio avevano promesso di dissuadermi dall'intraprendere il sentiero del Sannyasi, che letteralmente significa rinunciante, radice del verbo sanscrito gettar da parte. Ananta mi condusse in casa loro. Il figlio, un giovane di temperamento focoso, venne a salutarmi nel cortile e si impegnò con me in un lungo ragionamento filosofico. Dichiarando di avere una nozione chiaroveggente del mio futuro, cercò di dissuadermi dal farmi monaco. Non avrai che guai, e ti sarà impossibile trovare Dio,
Se insisti nel sottrarti alle responsabilità comuni, non potrai liberarti del tuo karma passato senza esperienze terrene. Qui segue una piccola nota dove per karma si intendono effetti di azioni del passato compiute in questa o in una vita precedente, dal sanscrito kri che significa fare. Per rispondergli mi vennero alle labbra le parole immortali di Krishna. Perfino quelli che ha il peggior karma, se medita incessantemente su di me, rapido disperde gli effetti delle sue cattive azioni passate. Arjuna, sappi questo con certezza, il devoto che pone in me la sua fede non perirà mai. E qui c'è una nota, perché questa è una frase che è stata presa dal Bhagavad Gita, 9° capitolo, paragrafo 30-31. E Krishna fu il più grande profeta dell'India. Arjuna, il suo amato discepolo, era un principe dei Pandava che regnò sulle regioni settentrionali vicine all'attuale Delhi. L'epoca del Krishna, secondo gli studiosi indù, è il 3100 avanti Cristo. Ma i pronostici del giovane, espressi con forza e convinzione, avevano lievemente incrinato la mia fiducia. Con tutto il fervore del mio cuore, pregai in silenzio Dio. Liberami dallo smarrimento e rispondimi subito se vuoi che io segua la via della rinuncia o quella del mondo. Mi accorsi che un sadhu di nobile aspetto stava proprio fuori del recinto della casa del Pandit. Senza dubbio, lo straniero aveva udito la vivace discussione tra il sedicente profeta e me, poiché mi chiamò a sé. Sentii che un terribile potere si sprigionava dai suoi occhi calmi. Figlio, non ascoltare quell'ignorante. In risposta alla tua preghiera, il Signore mi dice di assicurarti che l'unico tuo sentiero in questa vita è quello della rinuncia. Meravigliato e riconoscente, sorrisi felice a questo decisivo messaggio. Vieni via da quell'uomo. L'ignorante mi chiamava dal cortile. La mia santa guida sollevò una mano in gesto di benedizione e lentamente si allontanò. Quel sadhu è pazzo quanto te. Fu il Pandit dai capelli bianchi a fare questa gentilissima osservazione. Lui e il figlio mi guardavano lugubremente. Ho saputo che anch'egli ha abbandonato la sua casa per una vaga ricerca di Dio. Voltai loro le spalle. Dissi ad Ananta che non volevo più discutere con i nostri ospiti. Mio fratello, scoraggiato, accettò di partire subito e prendemmo il treno per Calcutta. Signor poliziotto, come hai scoperto che ero fuggito con due compagni? Durante il viaggio di ritorno detti libero corso alla mia viva curiosità. Ananta sorrise maliziosamente. Appresi alla tua scuola che Amar aveva abbandonato l'aula senza farvi ritorno. La mattina dopo andai a casa sua e scoprii un orario ferroviario segnato. Il padre di Amar stava uscendo in carrozza e parlava col cocchiere. «Mio figlio non verrà con me stamani a scuola, è sparito», gemeva il padre. «Ho inteso dire da un altro cocchiere che vostro figlio ed altri due ragazzi, vestiti all'europea, hanno preso il treno alla stazione di Harrow», disse l'uomo con nostra sorpresa. «Hanno regalato le loro scarpe di pelle al cocchiere che ve li condusse». Così ebbi in mano tre elementi: l'orario ferroviario, il terzetto dei ragazzi e i vestiti inglesi. Ascoltavo le rivelazioni di Ananta con un misto di divertimento e di irritazione. La nostra generosità verso il cocchiere era stata alquanto mal ripagata. Naturalmente mi precipitai a telegrafare a tutti i capi ufficio delle stazioni sottolineate da Mar nell'orario, proseguì mio fratello. Avevo segnato Bareilly, così telegrafai colà al tuo amico Dvarka.
Mi informai dai vicini a Calcutta e seppi che il cugino Jatinda era stato assente da casa una notte, ma era ritornato il mattino seguente vestito all'europea. Lo cercai, lo invitai a pranzo, disarmato dalla mia cortesia, accettò l'invito. Senza che se ne accorgesse, strada facendo, lo condussi in un ufficio di polizia, dove fu circondato da vari agenti da me scelti in precedenza per il loro aspetto feroce. Terrorizzato dal loro cipiglio, Jatinda narrò loro quello che aveva fatto. «Ero partito per l'Himalaya pieno di allegria», ci disse. «Mi sentivo ispirato all'idea di incontrare maestri, ma appena Mukunda disse... Durante le nostre estasi nelle grotte dell'Himalaya, le tigri verranno affascinate e ci staranno intorno come tanti micini. Il mio entusiasmo si raggelò. Sentii gocce di sudore freddo formarsi sulla mia fronte. E poi, pensai allora, se il cattivo istinto delle tigri non venisse mutato dal potere della nostra estasi spirituale, cosa accadrà allora? Ci tratterranno davvero con la mitezza di gatti domestici? Con gli occhi della mente già mi vidi forzato ospite nello stomaco di una tigre, entrato lì dentro non in una volta sola, tutto intero, ma ad un pezzo per volta. La mia rabbia per la scomparsa di Jatinda mi dileguò in risate. Il comico racconto mi ripagava di tutti i tormenti che egli mi aveva procurato. Debbo ancora confessare un lieve senso di soddisfazione. Anche a Jatinda non era stato risparmiato un incontro con la polizia. «Ananta, sei un segugio nato!» Mi rivolgevo sempre a lui chiamandolo Ananta Da. Da è un suffisso di rispetto che il fratello maggiore di una famiglia indiana sempre riceve dai fratelli e dalle sorelle minori. Il mio sguardo divertito non era privo di una certa esasperazione. E dirò a Jatinda che sono lieto che egli abbia agito non per desiderio di tradire, come sembrava, ma solo per un prudente istinto di conservazione. A casa, a Calcutta, mio padre mi pregò in maniera commovente di sospendere i miei tentativi di fuga, perlomeno sino alla fine del liceo. Durante la mia assenza aveva amorevolmente architettato un piano, progettando che un santo Pandit, Swami Kebalananda, venisse regolarmente a casa nostra. Piccola nota, al tempo del nostro incontro Kebalananda non era ancora entrato nell'ordine degli Swami e lo si chiamava in genere Shastri Mahasaya. Per evitare confusione coi nomi di Lahiri Mahasaya, Baduri Mahasaya e Maestro Mahasaya, mi riferisco al mio maestro di sanscrito solo col nome monastico che assunse in seguito, Swami Kebalananda. La sua biografia è stata pubblicata di recente in Bengali. Nato nel distretto di Khulna nel Bengala nel 1863, Kebalananda abbandonò le sue spoglie mortali a Benares all'età di 68 anni. «Il saggio sarà il tuo insegnante di sanscrito», mi annunciò mio padre fiduciosamente. Egli sperava di poter appagare le mie aspirazioni religiose dandomi quale maestro un colto filosofo, ma ben presto le cose mutarono. Il mio nuovo maestro, invece di impartirmi delle aride lezioni di cultura, alimentò il fuoco della mia aspirazione a Dio. Senza che mio padre lo sapesse, Swami Kebalananda era un ardente discepolo di Lahiri Mahasaya. L'impareggiabile guru aveva avuto migliaia di discepoli, silenziosamente attratti dal suo irresistibile magnetismo divino. Appresi in seguito che Lahiri Mahasaya aveva spesso definito Kebalananda un rishi, cioè un saggio illuminato. Il bel volto del mio maestro era incorniciato da folti riccioli. I suoi occhi neri erano schietti e avevano una trasparenza infantile.
Tutti i movimenti del suo esile corpo erano improntati a calma sicurezza. Sempre dolce ed amorevole, era stabilmente ancorato nella coscienza infinita. Molte delle ore felici passate insieme furono dedicate alla profonda meditazione Krishna. Kebalananda era un'autorità riconosciuta negli antichi shastra o libri sacri e la sua erudizione gli aveva ottenuto il titolo di Shastri Mahasaya, come abitualmente lo si chiamava. Ma il mio progresso nello studio del sanscrito non era degno di nota, perché coglievo ogni occasione per lasciar da parte l'arida grammatica e parlare invece dello yoga e di Lahiri Mahasaya. Gli fui molto grato un giorno quando mi raccontò alcune cose della sua vita col maestro. Per straordinaria ventura mi fu concesso di trascorrere 10 anni accanto a Lahiri Mahasaya. La sua casa di Benares era la meta dei miei pellegrinaggi serali. Il guru si tratteneva sempre in un piccolo soggiorno al primo piano. Stava seduto nella posizione del loto su una panchetta di legno senza spalliera. I suoi discepoli gli facevano corona, ponendosi attorno a lui a semicerchio. I suoi occhi scintillavano, illuminati dalla gioia del divino. Erano sempre semichiusi e attraverso l'occhio telescopico interiore penetravano in una sfera di eterno splendore. Raramente, alla fine, parlava. A volte il suo sguardo si posava su uno studente che aveva bisogno d'aiuto. Parole e risanatrici sgorgavano allora dalle sue labbra come un torrente di luce. Un'indescrivibile pace sorgeva in me davanti allo sguardo del maestro. Ero permeato della sua fragranza come da un loto dell'infinito. Stare con lui, anche senza scambiare una parola per giorni interi, significava vivere un'esperienza che mutò tutto il mio essere. Se una qualsiasi invisibile barriera sorgeva sul sentiero della mia concentrazione, meditavo ai piedi del guru. Là percepivo gli stati più inafferrabili. Tali percezioni non mi visitavano alla presenza di altri maestri minori. Il maestro era un tempio vivente di Dio, le cui porte segrete erano aperte a tutti i discepoli attraverso la devozione. Lahiri Mahasaya non era un interprete letterale delle scritture. Senza sforzo, egli si immergeva nella divina biblioteca. Spume di parole e getti di pensieri sgorgavano dalla fontana della sua onniscienza. Egli possedeva la chiave meravigliosa che apriva la profonda scienza filosofica nascosta secoli fa nei Veda. Se gli si chiedeva di spiegare i diversi stati di coscienza descritti negli antichi testi, egli ci acconsentiva sorridendo. Mi sottoporrò a questi stati e vi dirò quello che sento. Così egli era diametralmente opposto a tutti gli altri maestri che affidano i testi alla memoria e poi ne traggono astrazioni indefinite, non sperimentate. Ti prego di commentare i santi versetti man mano che ti si rivela il loro significato. Il guru taciturno spesso impartiva quest'ordine ad un discepolo che gli stava accanto. Guiderò i tuoi pensieri affinché tu ne dia una giusta interpretazione. In tal modo, molte percezioni di Lahiri Mahasaya vennero registrate con voluminosi commenti di vari studenti. Il maestro non consigliava mai una fede supina. Egli diceva: le parole sono solamente gusci, acquistate la convinzione della presenza di Dio attraverso un intimo, gioioso contatto nella meditazione. Qualunque fosse il problema di un discepolo, il guru consigliava per la sua soluzione il Krishna Yoga. La chiave dello yoga non perderà la sua efficacia quando io non sarò più qui, presente nel corpo per guidarvi. Questa tecnica non può essere rilegata, catalogata e dimenticata come le ispirazioni teoretiche.
Procedete incessantemente sulla via della liberazione attraverso il Krishna, il cui potere risiede nella pratica. Io stesso considero il Krishna come il mezzo più efficace di salvezza, mediante l'autosforzo, che mai possa essere sviluppato dall'uomo nella sua ricerca dell'infinito. Kebalananda concluse il suo dire con questa ardente testimonianza. Con la pratica del Krishna, il Dio onnipotente che si cela in tutti gli uomini si manifestò visibilmente nel corpo mortale di Lahiri Mahasaya e dei suoi vari discepoli. Alla presenza di Kebalananda, Lahiri Mahasaya compì un miracolo simile a quelli del Cristo. Il mio santo maestro me ne raccontò la storia un giorno, con gli occhi assorti ben lontano dai testi sanscriti che ci stavano dinanzi. Un discepolo cieco, Ramo, mi ispirava una grande pietà. Perché egli non doveva avere la luce degli occhi mentre tanto fedelmente serviva il nostro maestro in cui la divinità risplendeva pienamente? Una mattina cercai di parlare a Ramu, che paziente, sedeva per ore intere a far vento al guru come un punka fatto di foglie di palma. Quando infine il devoto lasciò la stanza, lo seguii. Ramu, da quanto tempo sei cieco? Signore, dalla nascita, ma i miei occhi furono benedetti dalla vista di un barlume di sole. Il nostro guru onnipotente può aiutarti. Ti prego, supplicalo di farlo. Il giorno seguente, Ramu si accostò timidamente a Lahiri Mahasaya. Il discepolo si vergognava di chiedere un beneficio fisico, in aggiunta alla sovrabbondanza spirituale. Maestro, l'illuminatore del cosmo è in voi. Vi prego di dare la sua luce ai miei occhi affinché io possa scorgere il minore splendore del sole. Ramo, qualcuno vuole mettermi in difficoltà. Non ho il potere di risanare. Signore, l'infinito che è in voi può certamente risanare. Questo è diverso, Ramo. Dio non ha limite in nessun luogo. Colui che accende le stelle e le cellule della carne col misterioso fulgore della vita può certamente portare la luce nei tuoi occhi. Il maestro toccò la fronte di Ramu al centro fra le sopracciglia. Concentra la tua mente in questo punto e canta spesso il nome del profeta Rama per 7 giorni. Lo splendore del sole avrà per te un'aurora speciale. Dopo una settimana, così avvenne. Per la prima volta Ramu vide il bellissimo volto della natura. L'onnisciente guru aveva infallibilmente indotto il suo discepolo a ripetere il nome di Rama, da lui venerato sopra tutti gli altri santi. La fede di Ramo fu il suolo arato dalla devozione in cui il possente germe di risanamento del maestro poté germogliare. Kebalananda tacque per un istante, poi tributò un nuovo omaggio al suo guru. Era evidente in tutti i miracoli compiuti da Lahiri Mahasaya che egli non permetteva mai al principio dell'ego di considerarsi la forza causale. Con la perfezione del completo abbandono, il maestro dava modo al potere risanatore primordiale di fluire liberamente attraverso di lui. Una piccola nota, il principio dell'ego è detto Ahankara, che letteralmente significa io faccio, ed è la causa fondamentale del dualismo o dell'apparente separazione dell'uomo dal suo creatore. L'Ahankara assoggetta l'uomo al dominio di Maya, l'illusione cosmica, per cui il soggetto, l'ego, appare erroneamente quale oggetto. Le creature immaginano di essere esse stesse creatori.
i numerosi corpi che furono guariti in modo spettacolare dalla Hiri Masaya dovevano finire per alimentare le fiamme della cremazione, ma i silenziosi risvegli spirituali che egli compì, i discepoli che modellò simili al Cristo, sono i suoi miracoli imperituri. Non divenni mai uno studioso di sanscrito, ma Kebalananda mi insegnò una ben più divina sintassi.